Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Scusatemi se nella scorsa puntata non ho fatto l'outro, ma ho scollegato il microfono e non me ne ero reso conto. Quindi, siamo oggi all'ultima puntata, dove ci sono gli ultimi due livelli, ovvero Blackout del tunnel e poi la base missilistica del silo. E poi vi lascerò anche i titoli di coda e parleremo un po' di quello che sarà il futuro. L'intera rete elettrica dei tunnel è disattivata, quindi anche i campi laser sono disconnessi. Il silo ha un alimentatore indipendente. Potresti ancora accedere ai mainframe e scaricare i dati sulle sequenze di DNA della Farcom. Dovresti avere chiara in mente la via fino al silo. Una volta uscito dalla centrale, sei ancora inferiore numericamente agli uomini di Remer. Gabe, forse puoi trarre vantaggio dal blackout. Gabe, ci sei? Gabe, tutto a posto? Ci sono, tutto ok. Ho tolto la corrente ai laser. Ora devo soltanto uscire da qui. Allora. Tra l'altro, se devo essere onesto, questa è la seconda volta che già registro questa... Niente, è handicappato. Io non ci posso fare nulla, è handicappato, ragazzi. Cioè proprio è letteralmente handicappato. Bene cosa che sei un handicappato. Bene. Bene. Cioè i comandi veramente sono orribili. Cioè riprendere in mano un gioco della PlayStation dopo che ti sei abituato comunque a dei comandi decisamente migliori è il male. È letteralmente il male. Ora, qua dovevo prima vedere dove siamo. Perfetto. Allora, armatura e qua c'è il fucile a infrarossi. Beh, cominciamo la nostra avventura. Allora, qui volendo possiamo anche non farci mai scoprire, perché tanto diciamo che l'oscurità ci dà una mano per quanto riguarda le, diciamo, le kill e l'essere furtivi. Quindi da un lato questa potrebbe essere anche una missione abbastanza easy. Però in questo gioco niente è easy, soprattutto per quanto riguarda i comandi, sono orribili. Quindi bisogna sempre cercare di coordinarsi bene. Ecco qua già stavamo rischiando perché questo qui praticamente saliva. Allora, facciamo attenzione perché i nemici si vedono sempre all'ultimo. Quindi bisogna fare un po' di attenzione. Questi stanno venendo verso di qua. Vedete? Come in questo caso che ho sparato e non so perché il colpo non l'ha preso. Con tutto che è buio, loro mi vedono. Loro mi vedono e io no. Allora, dovremmo, se non sbaglio, continuare di qua. Esatto. Ok, perdonatemi, ma stavo controllando la registrazione perché
Non vorrei ripetere tutto da capo ancora una volta, perché non ce la faccio più. Effettivamente. Ci sono altre munizioni per il fucile di precisione, cioè quello a infrarossi. Qua adesso mi conviene molto di più utilizzare una bella granata. Ah, non ce l'ho le granate. Bene. Assolutamente bene. Qua facciamo attenzione perché dobbiamo individuare i tunnel, cioè i tunnel, i corridoi, se no crepiamo male. Fortunatamente loro non mi vedono. Noi possiamo fare un bel lavoro. Ecco, e ora qua che sono tre, io in realtà dovevo avere le granate. Solo che essendo una partita che ho ricaricato, giustamente adesso non mi danno più. Non mi danno più le stesse armi che avevo prima, giustamente. Però vabbè, l'importante è che abbiamo finito. Ultima. Lian, ho trovato un ascensore giù nel silo. Vedi se è una piantina sovietica. Voglio sapere dove finisco una volta preso l'ascensore. I silos R9 avevano tre livelli. Il computer di lancio si trova nel primo livello, vicino all'ascensore. Ricevuto, sto scendendo. Ultima missione. Silo dei missili. Brian, non mi pare un silo abbandonato. C'è un R9 Deviatka pronto per il lancio. Fagan aveva davvero qualcosa per le mani. Vedi il computer di lancio? Il conto alla rovescia è iniziato e i miei codici di accesso non funzionano. Non potrai fermarlo. Devi trovare i codici e farlo esplodere appena entrerà nell'atmosfera. Dove sono i codici? Alla base del missile. Scendi al livello 3 prima del lancio. Quando è partito, passa al livello 2 e fallo esplodere. Allora, quindi cominciamo. Madonna mia! Bene. Perfetto. Adesso dobbiamo disattivare qui, anzi prendere qui i codici. 10. David. Markinson. Sapevo che alla fine avresti risolto la sciarada. Mi aspetto sempre il massimo dai miei uomini. Dov'è Remer? Non lo chieda a me. Da quanto tempo Remer lavora per lei, Markinson? Dalla tua missione in Costa Rica.
Quando hai scoperto il collegamento tra la piantagione di Remer e Pagan, ho condotto una piccola ricerca con il nostro contatto all'OMS. E avete deciso di mettere le mani sul virus? Abbiamo lavorato per l'agenzia. E il missile? Ah! Il missile è una mia idea! Markinson è venuto a fermarmi, ma è arrivato tardi, come te. Chi è il bersaglio, Remer? Che importanza ha? Qui adesso attenzione perché... devo... Ecco, wow, ce l'ho fatta. Devo proteggermi. Gabe, ricevo frenetici messaggi NATO. Seguono il lancio del missile. Base europea allertata, emergenza 3. Se non arrivi in tempo al detonatore del livello 2, scoppierà la terza guerra mondiale. Lian, ce l'ho fatta. Aziono il detonatore del missile. Ora. I satelliti spia della NATO lo seguono. Eccolo là. Grazie al cielo. Gabe, ce l'hai fatta! Sto scaricando i dati sul virus. Sono pronto. Vieni a prendermi. Non ti arrendi mai, Logan. Avremo fatto una bella coppia. Non credo proprio. Ci siamo. Boss finale. Cosa si prova ad assistere alla lenta e atroce morte del proprio padre? Allora, qui adesso c'è una cosa che dobbiamo fare. Sei ancora vivo? Innanzitutto eliminare questi stronzi. Dove sei, Logan? E dai. Benissimo. Ma che cazzo? Questa è la novità del... Dove sei, Logan? Questa è la novità del gioco. Il fatto che mi sia riuscito a prendere Römer da lì. Sei ancora vivo? Il bello della diretta. Cosa si prova ad assistere alla lenta e atroce morte del proprio partner? Ok, adesso mi servono solo le granate a gas ed eliminare il Römer. Bene, abbiamo finito Siphon Filter 1, godetevi il finale. Per il resto ci risentiamo dopo. Per prima cosa facciamo esaminare questo disco per prepararti un vaccino. No, volevo dire, che cosa è successo? Markinson d'accordo con Fagan e Remer, i loro piani, il virus? Non lo so neppure io. E ora che Markinson è morto, dubito che lo sapremo mai.
Questa è la fine di Siphon Filter 1. Beh, che dire, gioco che mi ha fatto sclerare un poco. Sicuramente arriveranno anche gli altri capitoli, quindi state tranquilli su di questo. Per il momento non c'è altro da aggiungere, quindi niente, io vi ringrazio per aver seguito la serie, vi ringrazio al solito per il supporto e ci vediamo come sempre alla prossima. Ovviamente restate fino alla fine perché c'è un filmato segreto. Ottimo lavoro, mia cara. Ottimo lavoro.